Ma voi davvero credete a tutto quello che leggete sui giornali? Davvero pensate che quando i giornalisti cattivi, malevoli, scrivono e raccontano dei fatti del personale della Camera, vi dicono che il barbiere prende oltre 100.000 euro, che il capo degli stenografi sfiora quasi i 200, siano veramente notizie complete? Non vi raccontano i giornalisti malevoli e cattivi di quali sacrifici debba fare quel personale per poter assicurare la propria opera? Non vi raccontano di quanto sia sacrificato e difficile e duro lavorare al Senato o alla Camera? Essere costretti, per esempio, tutti i giorni ad uscire dai palazzi per andare a mangiare alla mensa del personale, una mensa nella quale si mangia con 5 euro, 5 euro al giorno, a pasto completo, per poter mangiare anche un'orata freschissima, pescata, perché il pesce arriva 2 volte a settimana, per mangiare carne a tracciabilità certa, per mangiare pasta all'uovo, per mangiare piatti sopraffini, 5 euro per il personale della Camera e del Senato, 7 per i pompieri che magari lavorano al servizio degli uffici della Camera e del Senato e 10 per senatori e parlamentari, perché si sa, naturalmente, guadagnano qualcosina in più, allora è giusto che spendano per mangiare qualcosina in più. Bene, il dramma, il motivo della nostra indignazione è che adesso, in virtù della spending, è stato deciso di dismettere il palazzo che ospita la mensa della Camera. Significa che la mensa della Camera sarà chiusa, significa che il personale sarà costretto adesso a cercarsi il posto per mangiare altrove. Certo, non possono andare alla buvette, che costa di più, quasi 15 euro a pasto, magari non possono andare al ristorante interno, che costa quasi 20 euro a pasto, e allora dovranno cercarsi un bar, una mensa, qualcosa, insomma, che consenta loro di mantenere una spesa giornaliera di 5 euro. Certo, magari perderanno qualcosa in qualità, e allora che cosa ha fatto la Camera? Cosa si sta discutendo la Camera? Di che cosa stanno parlando i nostri eletti in queste ore? Stanno parlando di una trasformazione epocale. Perché non trasformare il ristorante, nel quale non va quasi nessuno, in un self-service identico a quello esterno e consentire al personale della Camera, ai dipendenti, di continuare a mangiare a 5 euro a pasto? Perché costringerli brutalmente andare a cercarsi un pranzo altrove quando c'è tutto lo spazio del ristorante che può essere facilmente trasformato in un self-service e consentire loro di continuare a pagare soltanto 5 euro al giorno per un pranzo completo con la qualità che conosciamo? Bene. Di questo si sta discutendo in questo momento alla Camera, mentre il Paese arranca, mentre tutti hanno problemi nel mettere il pranzo con la cena, mentre molti non sanno neanche come sarà il loro futuro e quale sarà soprattutto il destino dei nostri figli, alla Camera si discute del futuro della mensa del personale. L'altra faccia della notizia, quella che naturalmente non arriva all'agenda dei lavori parlamentari, è il fatto che nel momento stesso in cui sarà chiusa la mensa e quindi dismesso il palazzo che la ospita, resteranno senza lavoro gli oltre 20 dipendenti della ditta esterna che assicura la gestione della mensa. 20 persone che perderanno il lavoro, 20 persone che non fanno notizia in Parlamento, 20 persone che non meritano forse tutela e rispetto perché non sono dipendenti del Parlamento, 20 persone che sicuramente non avranno di che preoccuparsi se spendere 5 o 10 euro per mangiare, perché secondo me a tutti l'appetito è passato. Via l'Italia.